Lutto nel mondo del cinema, è morta l'attrice Ilaria Occhini, volto indimenticabile del cinema ma anche del teatro e della TV, un ricordo con Tommaso Ricci. Quant'era bella Ilaria Occhini, con quel suo sguardo vivido e profondo e quella beltà schietta e non artefatta. Ma l'Occhini è stata soprattutto una talentuosa e popolare attrice che ha calcato il palcoscenico del teatro e ha recitato davanti alla macchina da presa di importanti registi. Una personalità, quella di questa ragazza fiorentina di buona famiglia, impregnata di stimoli e fermenti culturali sin da giovanissima, grazie all'intenso rapporto con suo nonno Giovanni Papini, che trasmise alla nipotina l'amore per la letteratura, la incoraggiò e la sostenne nei suoi studi romani presso l'Accademia d'Arte Drammatica. Debuttò al cinema con quel grande regista artigiano che fu Luciano Emmer nel film Terza Liceo, in televisione nello sceneggiato Jane Eyre diretta da Anton Giulio Maiano, poi vennero Visconti, Ronconi, Missiroli, tutti attratti dalla solidità della presenza scenica di Ilaria, che ha sempre conservato una delicatezza interiore e una professionale reverenza per il suo lavoro. Sposata da moltissimi anni con lo scrittore napoletano Raffaele La Capria, Ilaria Occhini ottenne nel 2010 il Nastro d'Argento come miglior attrice non protagonista per la sua interpretazione della nonna in Mine Vaganti di Ferzan Özpetek. L'elegante fascino, la radiosa, calda, ironica e inquieta umanità sono il suo lascito più grande.